E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Circa un'oretta fa ho fatto un sondaggio su Telegram in cui vi chiedevo se magari il prossimo video poteva essere su Fortnite oppure magari su... Che cazzo è successo? Vabbè, non lo so che sta succedendo. Comunque ho fatto il mio sondaggio su Telegram, come vi ho appena detto, e il risultato è stato che la maggior parte di voi, ovviamente, come sospettavo, preferisce World of Warcraft. Beh, per me non è un problema, era semplicemente una domanda a caso, anche perché sinceramente con questo fatto che ormai si vede solo Fortnite mi rompo un po' il cazzo quasi portarlo, cioè con amici miei ci gioco magari così eccetera, però cioè, io fondamentalmente odio fare quello che fanno gli altri. Infatti il fatto che porto World of Warcraft mi può fare far fare due domande, però è un po' controproducente questa cosa effettivamente, perché se evidentemente io, non so, avessi portato Minecraft fin dall'inizio le cose sarebbero state diverse, ma piuttosto che portare Minecraft me l'ho prato fiorito. Comunque, come potete vedere qua a sinistra, ho già trovato un party per una mitica più 2, in special modo Hall of Valor. Anzi, sapete che facciamo? Già ci avviamo. Anzi, sapete che facciamo? Ci facciamo summonare, perché se mi devo mettere a caricare Dalaran adesso mi rompe abbastanza il cazzo che ci metto tipo 6 anni a caricare Dalaran con questo computer di merda che prima o poi spero cambierò. Nel frattempo vedo se riesco un attimo a finire un paio di missioni a caso, così che posso prendermi un pezzo con l'Argunite. Perché se non sbaglio mi mancava poco, infatti 570, basta prenderne giusto due cazzate. Il mio dev level è fermo sempre a 920, che vabbè, rispetto a come abbiamo iniziato, appunto, che eravamo 800 e un vomito. Però vabbè, i danni da Beastmastery sui mob qua li vedo veramente tantissimo, cioè mob tranquillamente senza nessun problema, non prendo un cazzo di danni, mi faccio i pull, quelli che cazzo voglio, cioè. Cosa che, ripeto, né col paladino, né tantomeno col war che... veramente prendi gli schiaffi, mi devo fare un mob e reccare, ma manco fosse vanilla. Che facciamo così? Una bella bomba atomica. Vi invito ovviamente ragazzi, non ve l'ho detto, ma dovete seguire il mio canale Telegram, perché ultimamente sono molto attivo lì. Anche vi devo dire una cazzata, la chiedo lì perché è direttissimo e mi sta piacendo un sacco. La usano tutti e adesso ho capito perché. Quindi in descrizione mi raccomando trovate sia il mio battle tag per giocare magari insieme a me, o a volte mi capita di giocare con qualcuno che magari conosco eccetera, parlare. Sto parte non sa che cazzo deve fare, boh, cioè, a parte che stiamo aspettando ancora l'healer, però non parla nessuno, madonna, sti russi malefici, oh. Non parla, è come se stai con, non so, con i bot, uguale, capito? A parte non escludo che siano bot veramente, perché non si sa mai, però dio buono. Vabbè, capito, andiamo a Dalaran di merda. Ehi! Porco dio, se dai! Madonna, ogni volta è un parto. Vabbè, dai, almeno nel frattempo è arrivato anche un healer, finalmente. Comunque, nei prossimi giorni probabilmente farò tipo un vlog in cui ho un po' di pensieri da esplicarvi riguardo un po' tutta la situazione generale del momento, del canale, un po' tutto. Eccoci qua finalmente, summoniamo, perché sennò partiamo l'anno del cazzo. E sai, questo tank è veramente cazzuto, tra l'altro, perché 9000 K? No, non eccessivamente. Allora la vita inganna, cioè fortino, ma credevo che fosse tipo atomico. Eccoci qua, siamo tutti riuniti, siamo pronti per la partenza di questa magica instance del cazzo, che sicuramente non dropperò un cazzo di niente. Tra l'altro questa instance del cazzo, che odio profondamente perché mi ha fatto sclerare tantissimo, però ci andiamo con il nostro Fenrir, come potete vedere qua, guardatelo quanto cazzo è bello e fiero. Mi ha fatto sclerare 50 miliardi di volte, però ne balza la pena, guarda che fierezza. E allora si parte per questa magica avventura all'insegna della mitica più 2, sì. Pettino, non ho sbagliato a chiamare il pet, però va bene, questo è forte lo stesso, dando uno spirit beast, anzi forse pure meglio di quell'altro, visto che il bastardo di Fenrir non c'ha nemmeno un'abilità speciale. Madonna, sono scarsissimi sti boss. A parte che io mi sono fatto la mitica 1 e il boss da solo, quindi fa capire quando sia forte la mitica 1, insomma. Però il fatto che io sia primo in DPS mi preoccupa un pochetto, sinceramente. Eccoci qua, il nostro carissimo Heimdall. C'avevo il pet su Tenacity, porca di quella puttana, sto in combat. Vabbè.
almeno anni me ne frega un cazzo, tanto non fa niente. Cosa, come cazzo ha fatto a prendermi che non ci stavo lì? Sono proprio un DPS con il pet in spec tank, quindi è molto molto grave la situazione media DPS, però è andata easy, cambiamo lo spec al volo, così ci fa più danni. Dai, non sto in combat, dio bono. Ma perché you can do right now? Ah, perché sto in mitica, addio. Ah, vaffanculo, non... in mitica non si può fare un cazzo una volta che è partita. Ok, siamo arrivati davanti al secondo boss, che è praticamente... Aria. Aria? Come cazzo si chiama? Non l'ho mai capito. Nonostante ho visto questo nome 40 miliardi di volte, ancora non ho capito effettivamente come si pronunci. E si parte immediatamente come se nulla fosse. Sparo pure la pozzetta, ma vaffanculo. E te devi, per chi non conosce questa istanza, ma penso che chiunque guardi questo video questa istanza l'abbia già fatta, perché ci scriverò mitica, quindi... Comunque, ogni volta che fa questa spell dovete mettervi dentro questa capsuletta, che vi para i danni, perché sennò vi one shotta facile, e fa una tempesta atomica apocalittica. Questa bisogna interromperlo, e noi l'abbiamo interrotto da bravi PvP player, ex ormai PvP player, che... Ormai faccio schifo, penso anche a 1000 rating. Dodge attack, qui vabbè, niente, basta doggiarli, ma in mitica 2 è una cagata, perché anche ne prendi 3 in bocca non muori. Invece penso che in mitica 10-12 già... già al primo errore stai a panza all'aria, come si suol dire. Ecco la cretina, è arrivata. Runaway, mi ha castato la merdina addosso. E nemmeno è riuscito a castare questa spell, che è morta, quindi GG a noi. Adesso si corre verso l'altra parte, in cui si va ad ammazzare il nostro carissimo amico Fenrir, che ormai le tattiche io proprio le so a menadito, guarda, a menadito. Ma fatemi sapere nei commenti se queste, magari questi video che riguardano un po' più le distance, le mitiche, vi piacciono, oppure ditemi, oh, parla di più, oh, sta zitto, che ne so, non lo so, fatemi sapere qualche feedback, perché così posso regolarmi e dico, ok, così va bene, così mi piace, perché tanto non è che lo faccio perché, diciamo, me lo chiedete voi, lo faccio perché comunque mi piace farlo, voglio equiparmi in posto Hunter, vedere comunque quanti danni può fare a un'equip decente, perché l'Hunter è sempre stata... una classe che mi è interessata, quindi voglio vedere fino a che punto, insomma, riesco a spingerlo. Adesso, per carità, non raggiungerò probabilmente mai un'equip alto alto, perché per quello bisogna avere una shield che funzioni, essere attivi, e invece la sera non ci sbatti e fa un cazzo, quindi la sera io gioco il 99% a Fortnite, oppure sto a casa a guardare Dragon Ball, che ho quasi finito tra l'altro, oppure esco semplicemente, quindi è per quello che non riesco a fare live, perché arrivo a casa senza voglia... Cioè, la voglia di fare live ce l'avrei anche, però gioco con gli altri e mi gusta di più, sono un po' più senza pensieri. Eccolo là, il bastardone di Fenrir, guardalo. Ciao caro, un pochetto che non ci si vede, eh. Ah, vedi che mi fa subito il revenue slip addosso, vedi, ce la... mi riconosce, è amico mio ormai. Questi stronzetti di dubbetti però me ne ricordo particolarmente bene, perché sono veramente, veramente fastidiosi. Cioè, da solo è veramente fastidioso. Se non ci avete danni scandalosi, ovviamente, cosa che non ci avevo. Ciao carissimo! Siamo venuti qui per spaccarti quella testa di cazzo. Sei contento? Guardalo, guardalo, ce l'ha con me, vedi? Mi viene subito addosso, guardalo, vedi? È così. Cioè, va un po' addosso a tutti, però il primo target sarà un caso? Io non credo. Ciao merda! E anche lui se n'è andato. Adesso ritorniamo in the base con la super speed. Ah, hanno aggrato dietro sti polli, guarda che polletti. Fortuna che abbiamo un tank greciamente cazzone, perché sennò... cazzone nel senso buono del termine, ovviamente. E adesso si va su quando cazzo è bello questo posto, adesso ve lo faccio ticcare tutto. E eccoci qua, siamo arrivati di fronte al mega boss. Questi senza proprio ritegno del discorso iodino, hanno startato ogni cosa. Ok, l'ultimo cretino è stato ucciso male. Adesso tocca a te la su barba... barba lavica, barbetta. Ah no, giusto, me ricordavo, tocca prima a sto God King Scobalt, che gli sembra di fare lo sciocchino e essere forte, invece adesso lo prenderà dritto.
No, Ragnarok, Dio, muoio, muoio, muoio. Ok, niente, quando fa Ragnarok dovete semplicemente stare dietro lo shield, perché sennò schioppate male. Aegis of Agramar. Adesso lo prendo io questo. Ah, fanculo, tanto non me l'hanno fatto usare. Vabbè. E adesso tocca a Barbetta lassù. Vieni qua, Barbone. E addirittura è priorità sugli AD questo. Dai, morirà dopo 2 secondi. Let the battle begin! Schiviamo tutto. Dei bravi PvE player. No, PvP in questo caso. Spear of Light. Switch target. Addosso agli AD, via. Oh, run away, little girl. Spear of Light to PvE. Oh, palle gialle ovunque. Move to N qui. Fast. Wow, pompatissimo. No, è morto, dai. Cioè, che cazzo stiamo parlando? Mega drop è la vita. Ma vaffanculo. Oh, a parte che droppa merda. 95 droppa. Vabbè, ciao ragazzi. Bye. Vabbè, almeno ho giocato questa. Possiamo rifarla e potenziarla, magari nei prossimi giorni. Dai, oh, sempre 8 mesi per caricare sta cazzo di Dalaran. Dai, l'ho caricata prima, porca di quella puttana. Io, mi fa venire proprio la voglia di suicidarmi. Sta lì con sta barretta che non scorre. Oh, Dio, buono di Dio. Ragazzi, io per questo video vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate comunque di video su Mythic, eccetera, Instance, Raid, ammazzare i lupi di livello 1 nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.